Ecco alcune semplici regole per individuare il nominativo dei nomi con tema in consonante. La prima operazione da fare è individuare il tema. Come si fa a individuare il tema? Si deve staccare la desinenza del caso in cui il nome è declinato, in questo caso hominum, stacco um, la desinenza del genitivo plurale, e ottengo homin, che è il tema del nome, come vediamo è un tema in consonante nasale. Duci, abbiamo il dativo, tolgo la desinenza del dativo singolare i e ottengo duc, un tema in gutturale k. Consules, ho qui la desinenza del nominativo plurale o dell'accusativo plurale oppure del vocativo, tolgo es e ottengo il tema consul, il tema del sostantivo, che è in liquida, e così via. Esaminiamo i casi dei sostantivi il cui tema esce in dentale e labiale. Quando il tema del sostantivo è in dentale, esempio dentes, dent, la dentale cade e il nominativo esce in s. Dens, dentis, lapis, lapid. La dentale cade e subentra la s. Talvolta subentrano anche altri mutamenti fonetici. Nel esempio, nel caso di militis, non solo cade la dentale, ma la i diventa e, abbiamo miles, militis. Lo stesso fenomeno si ripete per esempio con eques, equitis, il cavaliere, comes, comitis, il compagno. Passiamo ora ai temi che in consonante labiale, p, b. Prendiamo il caso di plebem, pleb, il nominativo anche in questo caso uscirà in s, cioè la s si congiunge alla consonante labiale dando questi esiti, daps, plebs. Talvolta la i del tema, nel caso per esempio di principis, può diventare e, quindi avremo princeps. Quindi nel caso di temi che finiscono in labiale pb, anche in questo caso il nominativo esce in s e si congiunge alla consonante del tema, daps, plebs. Talvolta la i del tema, nel caso per esempio di principis, può diventare e, quindi avremo princeps. Quindi nel caso di temi che finiscono in labiale pb, anche in questo caso il nominativo esce in s e si congiunge alla consonante del tema, daps, plebs.